io devo fare? Avete qualcosa da leggere? Avete qualcosa da leggere? No, non ti devo leggere. Da lui dipende. Buonasera a tutti, questo è il terzo appuntamento di laboratorio del basso organizzativo del Planner. Il tema, come abbiamo già affrontato negli altri incontri, è quello di parlare di esperienze italiane e internazionali di imprese culturali creative che hanno saputo fare attraverso il loro lavoro un lavoro di innovazione sia nel campo della creatività che nel campo anche dell'impresa culturale. Oggi presentiamo Gianluca Costantini che ci presenta non soltanto il suo lavoro di autore e fumetto graphic novel, ma anche il fondatore di Dude Edizioni e ci parlerà anche dell'esperienza dell'associazione Mirada. Si parla di un'esperienza a mio avviso molto interessante che è un po' collaterale al tema della fotografia che abbiamo affrontato nei due precedenti incontri, perché si parlerà molto di come il lavoro dell'illustrazione del graphic novel possono dialogare fortemente con altri linguaggi dall'arte contemporanea, dalla fotografia, parlando anche di temi molto vicini a quelli che sono il giornalismo, l'attualità, la storia e la contemporaneità. Quindi ringrazio Gianluca di essere qui presente e vi chiedo di raccontarci un po' della sua esperienza. Grazie. Allora, mi hanno invitato a parlare di questa cosa e mi ha un po' sorpreso nel senso di impresa. È un termine che ha fatto molto sorridere, nel senso che tutta l'esperienza di questa associazione, di cui parleremo oggi, perché è un po' il fulcro di tutto quello che di tutte le altre cose di cui parleremo, è nata, il mio coinvolgimento è nato un po' per caso ed è continuata ormai 15 anni. E l'associazione è nata nel 1997 da un corso che viene fatto nella città di Ravenna di formazione per le femminile di lavoro. Corso di formazione sull'allestimento e organizzazione di eventi culturali nell'istituto Albert Steiner della città. Da questo corso, che durò 2 anni, tutte le componenti, la maggior parte, fondarono questa associazione insieme. Quindi non potevo farne parte, ma sono tutte donne. E questo gruppo di donne dopo un po' cominciò comunque a sbilanciarsi, perché comunque erano troppe. 20 persone per un'associazione con tutte menti diverse, con tutte idee diverse di cultura. Molte sono andate a fare altre cose comunque simili. Quindi fu un corso che funzionò molto. Qualche anno dopo, nel 99, io ero amico della
allora assessore alle politiche giovanili, ero amico perché facevo la scuola con lei, e era un assessore molto giovane. E lei voleva invitare a Ravenna a fare quello che c'era già in molte altre città, cioè la, aprire un ufficio sui giovani artisti. I giovani artisti sono un'associazione nazionale, si chiama GAI, che ha come base Torino e c'è anche a Bari, da quello che so. Questa è una rete di città che si riunisce ogni due anni sotto la Biennale del Mediterraneo, che forse è stata fatta proprio anche a Bari, come l'anno fa, giusto? E viene fatta in tutta Europa, ogni due anni c'è una città diversa. Ogni comune però decide in modo indipendente come gestire questa faccenda, nel senso che c'è chi mette un semplice funzionario del comune e chi invece appalta fuori, non volendosi occupare personalmente. E il comune di Ravenna ha deciso di appaltarlo a un'associazione che voleva affrontare questo progetto. Quindi io in quel momento entrai a far parte dell'associazione di Ravenna perché io volevo fare questa cosa già da prima. E trovai in questa struttura tutte le capacità per poterlo fare. Come funziona? Ogni città poi decide autonomamente come farlo. Adesso io ve lo spiego comunque perché questo progetto esiste tuttora, quindi è un progetto che ha funzionato, e visto che oggi dobbiamo parlare un po' anche del rapporto che ci può essere con un'istituzione, come bisogna rapportarsi con loro, che non è una cosa semplice, è sempre facile. Vi parlo bene di questo progetto qui. E questo slide che vi ho messo fa un piccolo riassuntino, così se vi perdete potete leggere, però io dico altre cose, da più di queste. Come funziona? Ogni due anni l'associazione Mirada fa un concorso aperto a tutte le arti, quindi pittura, scultura, videoarte, fotografia, mosaico, che la Genova Vena si fa anche mosaico, fumetto, illustrazione, proprio tutte. Possono partecipare solo persone sotto i 35 anni, questa è la regola nazionale, e dopodiché viene riunita una commissione che giudicherà queste persone. Una volta che si sceglie un vincitore per ogni una di queste categorie, questa persona, mettiamo un fotografo, viene avvicinato, messo insieme a un curatore. Spesso per questi artisti possono avere anche 20 anni, possono essere giovanissimi, fare ancora delle belle arti, quindi per loro l'esperienza è estremamente difficile, comunque la portare con un curatore. Questo vengono accompagnati per un anno da questo curatore che li segue, li aiuta, fino ad arrivare a una mostra di tutti gli artisti messi insieme. E viene fatto un catalogo dove c'è un testo su di lui scritto da questo curatore. Quindi è proprio una formazione che viene fatta per molto tempo. Questa cosa qui ha funzionato molto negli anni, nel senso che solitamente gli uffici prendevano il vincitore e lo buttavano in una mostra, esponevano quello che pareva, diciamo, c'era un tema comune e basta. Invece questa formazione continua ha fatto sì che moltissimi di questi artisti sono diventati quegli artisti veri propri. E questo ha spronato molto dopo l'assessorato alle politiche giovanili, perché era quasi una formazione occupazionale questo, nel senso. Molte di queste persone hanno trovato un scopo di lavoro, quasi di vita. Quindi ci sono artisti, insomma, Yuri Arcarani, che è un video artista molto conosciuto, che è nato dentro questo concorso. Prima faceva le cose per la moda, diciamo, le per la moda. O moltissimi fotografi, c'è Cesare Fabbri, è un fotografo che è uscito da questo concorso. Un fumettista, Davide Reviatti, diventato famosissimo, ha scritto un bestseller, diciamo, in Europa, e via dicendo. Poi ci sono anche quelli che naturalmente non hanno fatto ben niente, non hanno fatto così per divertirsi o per... era un momento della loro vita. Con il tempo questa cosa si è strutturata a tal punto che c'è uno sportello anche del sito dell'associazione una volta alla settimana per gli giovani artisti che vogliono delle informazioni. C'è una newsletter che arriva tutti i mesi su tutti i concorsi in Italia
e c'è una figlia online di questa cosa qui, che si chiama Giovani Artisti, cioè ci sono tutti gli artisti che partecipano al bando, vengono archiviati con le immagini e il loro curriculum. Questa struttura ha dato le basi all'associazione finanziaria, perché dopo un certo punto il comune, per non farselo scappare, ha fatto una convenzione con questa associazione. E funziona sempre così, perché si fa una convenzione? Perché a un certo punto ci sono le elezioni, e cambiano gli assessori, cambia tutto nei comuni, la convenzione dà la continuità anche dopo, nel senso che non è importante il politico del momento, perché è una cosa che tu fai con il comune in generale. Da questa esperienza qui noi abbiamo dopo subito, nei propri primi anni, fatto delle mostre di arte contemporanea. E questa qui è la prima, un'artista che si chiama Chiara Diniz, che ha lavorato sull'Afghanistan, sul Burka. E qui c'è la foto dell'allestimento. Questa qui è una delle più grosse che abbiamo fatto in quegli anni, parliamo sempre del 2002-2003. La mostra andò molto bene, però noi già capimmo che comunque l'arte contemporanea, quella di alto livello, necessita di talmente tanti soldi e di talmente tanta soldi, cioè per fare le cose si spende tanto, per l'allestimento, per esempio questi artisti avevano bisogno del loro fotografo, volevano il catalogo, tutte caratteristiche che fanno sì che per fare un evento ci vogliono tanti soldi. Questo era un progetto del comune? Sì, rientravano sempre come progetti satellite dell'ufficio giovane. Nel senso, magari questa Chiara Dings era stata invitata così che i giovani artisti potessero vedere delle mostre di un certo livello. Perché nella città di Ravenna, comunque è una città di provincia, forse più piccola di Bari, spero di sì, sicuramente, dove l'arte contemporanea non è che ci sia un mondo di gallerie d'arte, una tradizione, non esiste questo. È sempre stato più sulla città di Bologna, questo mondo. Nella città di Ravenna non c'è un collezionismo, quindi non c'è la possibilità di vedere, almeno 10 anni fa, delle mostre di arte contemporanea, proprio contemporanea, cioè non delle mostre di impressionisti, contemporanea vera. Quindi noi abbiamo continuato parallelamente, essendo organizzati per allestire mostre, a creare allestimenti per mostre di qualsiasi tipo, quindi mostre di di musei, allestimenti di... Questa per esempio è una mostra su Arcangelo Corelli, un musicista barocco, ed è un allestimento complesso. Noi applicavamo però alle mostre di questo tipo la stessa teoria che si fa nelle mostre di arte contemporanea, con le stesse ricerche, il video, gli allestimenti particolari, uscendo dalla classica, penso, questa museo, una mostra dove c'erano degli spazi di musicali del 700, poteva risultare molto noioso. Invece ha fatto questo tipo di progetto. Nel 2002 la Elettra Samburis, che fa parte, diciamo, una delle fondatrici di questa associazione, andò in Palestina per un progetto di cooperazione. Quando tornò, io gli feci vedere questo libro di Giossacco che si chiamava Palestina. Giossacco è un autore di Malta, negli Stati Uniti. Il libro era passato molto inosservato in Italia, la metà di quello che uscì dopo. Un libro che parlava della Palestina a fuoco. E l'Elettra gli piacque molto e decidemmo di scrivere questo Giossacco. E lo invitavamo anche in città. Lui accettò e stette 10 giorni a Ravenna e facevo una mostra. Cosa successe però di strano? Che questa mostra è un grande successo.
cosa che Gio Sacco non lo concesse nessuno in Italia, scusate che abbasso un po' che per l'altro video, andò su tutti, cioè quel giorno dell'inaugurazione la mostra era perfino in prima pagina sul Corriere della Sera. Qual era la cosa strana che aveva colpito? Era che un fumettista, un semplice disegnatore, avesse fatto un libro di giornalismo sulla Palestina. Questo aveva incuriosito molto i giornalisti, prima di tutto, e l'argomento che lui trattava, ed era insolito in quegli anni. Questo perché gli autori di fumetto non facevano questo. Non si credeva, nessuno ci aveva mai pensato di poter fare un reportage a fumetti, come nessuno aveva mai pensato di fare una biografia a fumetti di qualcuno, o di fumetti. Questa mostra qui, quindi, ebbe un grande pubblico anche durante la mostra, ma era gente che non gliene fregava niente del disegno. Okay. Quindi l'argomento incuriosiva di più del disegno, e quindi portò molta gente, solitamente le mostre di fumetto ci va pochissima gente, perché la gente era interessata all'argomento, a capire, da poi che c'era il disegno naturalmente che era bellissimo, quindi tutti rimanevano affascinati. Lui rimase, fece un workshop di 3 giorni, e questa è una foto del workshop, dove partecipò strane persone, dei disegnatori affermatissimi, perché per loro un disegnatore che faceva giornalismo era una novità, a dei ragazzini che sono diventati tutti autori, diciamo, quelli che vedete qui. Cioè, lui trasmette una grande energia, tuttora sono autori che hanno fatto qui che fanno proprio giornalismo a fumetti. Questa mostra qui girò molto dopo, lui l'ha inalto, l'ho fotografato sul cantiere. Che non mi posso quel giorno, avevo chiesto una foto giornale, ma non sono perché comunque per noi era tutto nuovo, nel senso non sapevamo che si arrivava la foto dell'autore, che c'era pensato il fumettista, non è David Bowie che ci guarda la foto, io il giornale volevo la sua faccia, e non è che fosse questo fiore di bellezza. E la mostra girò molto in Italia, fece tante tappe, andò anche in Svizzera, Slovenia, in vari posti. Comunque il risultato fu che in confronto alle mostre prime di arte contemporanea che facevamo, questa ebbe una grande energia di comunicazione, cioè ci fu una grande attenzione e costò molto poco, perché fare una mostra di fumetti non è come fare una mostra piena di altri tipi, qualsiasi altra arte costa quasi di più. Spostare oggetti da questo livello dagli Stati Uniti, ci pensate, si è cominciato a incorniciare la roba da spedita da New York a Ravenna, solo la dogana, cioè, cifre esorbitanti. Quindi noi abbiamo qui sempre il workshop, abbiamo continuato nell'esperienza e la teoria che noi applicavamo era che noi non dovevamo fare del mainstream comunque, del fumetto famoso, cioè noi dovevamo sempre anticipare l'argomento, come la Palestina, però noi abbiamo invitato Marjane Satrapi, lei non era ancora la Marjane Satrapi di Hollywood, sì, del cinema, di tutto, e l'Iran era ancora, non c'era neanche stata la rivolta verde, diciamo, nel 2003, sì. Quindi erano tutti argomenti che stavano per esplodere, però la gente in realtà lo sa, li sente questi argomenti, nel senso che se voi in questi giorni qui fate qualcosa sull'Egitto, sulle proteste, cioè la gente le sente, e quindi partecipa, perché vuole capire che cosa sono, perché sono difficilmente decifrabili da tutti. Quindi anche Marjane Satrapi, che dopo diventò anche molto più di Gio Sacco, veramente una rockstar del fumetto, tanto che ha venduto 3 milioni di copie del suo libro nel mondo. Anche lei venne. Noi poi dopo scoprimo che questa gente non andava mai da nessuna parte, perché loro odiavano il festival dei fumetti. Perché
perché il Festival del Fumetto è quella cosa, perché sono quelli che disegnano ragno, quelli che fanno un certo tipo di fumetto, sì. Che è un bellissimo lavoro anche quello, è una bellissima cosa, però per loro è frustrante andare in questi eventi, perché non si parla di quello che vogliamo parlare, non hanno modo di poi approfondire quello che loro fanno, vanno solo lì per filmare delle copie di libri. Quindi noi facciamo la sua mostra di Irene, è molto divertente perché è un personaggio particolare, a me mi odiava, perché la faccio lavorare troppo, gli faccio fare un mucchio di incontri, un mucchio di cose, mi chiamava Sant'Anna. È la peggiore offesa che può fare con un iraniano, mi chiama Sant'Anna perché è il male assoluto. Anche perché è morto Sant'Anna nel 2009. Sì. Nel 2009. Dopodiché, comunque dopo abbiamo fatto Zograf, che era il fumettista di Belgrado, che raccontò la sua vita mentre veniva bombardato, anche dagli italiani. E tantissimi nomi dopo fiorirono, perché poi fiorì un mondo dopo Giosacco nel globale di questo tipo di fumetto. Dopodiché abbiamo fatto il fumetto libanese, il fumetto turco, il fumetto algerino, cioè tutti quelli che non venivano affrontati dagli altri. E quindi dopo tutte queste esperienze è nato il Festival del Fumetto di Realtà, che si chiama Comicase. Comicase, che gioca dalla parola comics e il nome di Comicase, è in verità poi una rivista, è il titolo di una rivista turca di satira, che noi abbiamo copiato tra le esigenze, perché era bellissimo. E abbiamo coniato questa cosa che è il fumetto di realtà, che dopo ci hanno detto proprio essere i primi che noi abbiamo detto, adesso viene usato ovunque, continuavamo a registrarlo come si fa nei loghi. E dal 2005 abbiamo iniziato a invitare tanti di questi autori contemporaneamente, però anche il festival funziona così, ma ci sono tanti autori che vengono tutti nello stesso momento. E quindi c'è uno scambio dopo di esperienze, di nelle mostre, negli incontri condivisi, workshop e tutte queste tappe. Ok. Voi mi potete fare delle domande sempre. Ok, queste sono qualche allestimento che sono stati fatti dal festival. Questo è un fumetto nelle bottiglie, come si vedrà fuori si studiava. Questa era la mostra di un fumettista spagnolo che si chiama Raúl, che ha fatto solo tre libri nella sua vita, ma viene visto come un dio in terra, tanto che lui poi è diventato tutto un santone, non disegna più, non prega, non so, cosa faccia tutto il giorno. Questo è uno dei suoi libri più famosi, in edito quasi dappertutto, perché è stato pubblicato in Spagna e in Francia, ma tanti anni fa che non c'erano neanche i file digitali, quindi cose da fotografate, le tavole sono immense, quindi nessuno ha avuto più la forza di questo. Ma così non ha fatto più niente? No. A volte lavora per il paese, fare niente, ogni tanto, però no. Non gli interessa. Si chiama Raúl. Questa era una mostra al Museo Nazionale di Ravenna, che è un museo archeologico, che raccontava tutta l'Europa, le realtà europee a fumetti, insomma la cartografia dell'Europa. Questa è la nostra fumetto libanese, ma ci sono solo i bambini, vedete? L'avevo messo apposta per farvi vedere comunque che con i fumetti, anche se sono fumetti per adulti, si aprono le porte anche per i bambini, che comunque riescono a capire di più certi argomenti. Vengono sempre fatti anche dei laboratori all'interno delle mostre con loro, per raccontare anche questi fatti. Questa era una mostra di Liv McKean, che è un autore inglese. Questa non si vede molto, una mostra di un francese che si chiamava Maximilien Leroy, che ha lavorato sempre sulla Palestina. Questi sono, per vedere che sono allestimenti un po' strani, per essere i fumetti. Cioè, vedete, i fumetti sono delle pareti uguali e noiose. Invece qui ogni volta si cerca di fare l'allestimento sugli argomenti. Questo qui per esempio si chiamava
sbagliato, qui si chiama La maschera del potere in verità, ho sbagliato adesso, ed era sulle rivolte, quindi tutti i disegnatori che hanno lavorato sulle rivolte egiziane, su Wall Street, su tutto ciò che era in quel momento una protesta. Infatti questo era uno degli ombrelli che venivano usati proprio Occupy, dove portavano degli autori, il 99%, e quindi c'erano i video, le foto, delle rivolte all'interno dell'allestimento. Ok, allora, visto che dobbiamo parlare anche delle istituzioni, a un certo punto è arrivata la crisi, sapete, che ha colpito tutti i rami sociali e quindi anche quelli della cultura. Quindi sono stati tagliati fondi per tutti, a volte emotivamente, nel senso che sono sempre delle istituzioni che prendono un sacco di soldi nelle città e quelli piccoli ne prendono meno di prima. Succede un po' dappertutto. Quindi l'anno scorso il Festival Comicasa gli si sono stati abbassati i finanziamenti. E Ravenna è candidata come città della cultura. Questa cosa qui un po' ci ha stabilizzati, nel senso che comunque loro volevano sempre le stesse cose, però. Perché una volta che si entra in un certo meccanismo comune, comunque tu fai un festival, ti do dei soldi, voglio sempre delle cose di altissimo livello. Okay. Quindi è scattata la protesta. Noi abbiamo deciso di fare una protesta, facendo lo stesso il festival, ma una cosa che fosse di far vedere quello che facciamo. Quindi il 99% che abbiamo deciso anche prima, che noi siamo il 99%, i soldi saranno l'1% del mondo, vale anche per la cultura, che la cultura va da chi fa il custode del museo a chi crea le mostre, all'artista, a tutte le categorie. Quindi per noi abbassarci a noi il finanziamento vuol dire che noi non avevamo più soldi per fare delle cose, ma non avevamo neanche più soldi per andare a degli autori magari che dovevano fare delle cose, all'autore che fa il manifesto, cioè. Quindi è un abbassamento della qualità del lavoro di queste persone, della professionalità. Quindi che cosa abbiamo fatto? Cosa ho fatto? Dicevo che è stato quasi tutto la mia curatela di questa cosa qui. Io ho invitato 99 disegnatori a fare una tavola sul 99%. Però poi gli ho chiesto di venire alla Ravenna per spese. Io non gli avrei pagato il viaggio, non gli avrei pagato l'hotel, che non c'erano i soldi per pagarli. Però io avevo fatto tanto per loro gli anni prima. Li avevo aiutati in molte cose. E ne ho trovati 99. Sono tanti, sì. Loro dovevano venire a Ravenna, presentarsi alle 18 al Museo Marche, al museo d'arte più importante della città, con il loro disegno, e ad aspettare c'erano 99 cornici vuote, e loro in diretta con le persone, con i giornalisti, con tutto, ma l'inaugurazione ce la sono montata. E alla fine c'era la mostra. Adesso vi faccio vedere il video, che così lo capite, siete i primi che lo vedo con questo video.
Questa era l'entrata, la workshop del letto. Quest'anno si fa ancora il festival con i casting, incredibilmente, proprio questa cosa, perché non l'hanno presa bene. Però insomma sono sempre quei pochi. Ah sì, non c'è, abbiamo... c'è una guerra furiosa su qualsiasi cosa. Ma le ragioni per cui hanno abbassato il numero di finanziamenti? Per motivi di budget, per una cosa di soldi. Il problema è che ci sono altri che prendono milioni di euro. Parliamo di 10-15 mila euro per fare un festival, parliamo di 100 mila euro. Dite che quando hai cominciato a invitare 5 personaggi che vengono dall'estero, sì, semplicemente qualcuno da Londra, così costa meno che venire da Roma, e cominci a invitare uno statunitense o un brasiliano, 2000 euro hanno messo in modo. Sì, dopo che vengono c'è l'utente, cioè non è che puoi invitare tutta la gente. Tardi, non tanti, quello che non ha fatto. Ci
investimenti, cose complesse, ci vogliono dei soldi per farle. Ok. Contemporaneamente, mentre noi facciamo tutte queste mostre, la nostra fissazione era fare delle riviste, perché siamo appassionati di riviste. Questa qui è la prima rivista che abbiamo fatto, che è vissuta ben 6 anni. Sui tavoli ce ne sono un po' di copie, sono più così le trovate. Questa qui è molto dopo. La rivista Inguine, essendo il punto di caldo del nostro corpo, era una rivista che parlava di fumetto, politica, grafica, molto sull'attivismo, proprio sulla pratica. E soprattutto aveva un sito web che si chiamava inguine.net, che era nato poco prima della rivista, che era molto sperimentale per il linguaggio del web. Perché parliamo del 2001, quando c'è questo sito web. Nel 2001 il web era ancora agli inizi. C'era già un po' di sperimentazione perché c'era già Flash, c'erano già dei programmi di animazione, che adesso non ci sono quasi più, dei programmi. E quindi era un momento molto di energia per il web, nel senso che era tutto nuovo. Non c'erano i template, diciamo, come ci sono adesso. E quindi era molto creativa il web. E anche il fumetto era divertente inventarsi dei modi di lettura diversi a schermo, con il suono, con le cose che si spogliavano un po', animazioni dentro il disegno, e questo tipo qui. E questo qui era contemporaneo un po', diciamo, alle mostre, cioè nasce sempre in quegli anni lì, nel 2003, quando la Satrapi era venuta la Lena. Quindi tutti comunque gli autori che gravitavano intorno al festival, le persone che conoscevamo così, pubblicavano su questa rivista. Questa rivista andava solo in libreria, però non andava in edicola. Era pubblicata da un editore romano, adesso non c'è più, eroico, diciamo, che la pubblicava. Poi ha cambiato editori dopo un po', perché gli editori di fumetto falliscono presto, muoiono giovani, insomma, gente così. Quindi è stata una rivista per la casa editrice Fernandel, una rivista editrice di narrativa. E poi per la Coma 22, che sono i 2 volumoni che avete sul tavolo, sono più antologie, quella non è più una rivista. Ok, dopo, mentre facevamo questa rivista, noi abbiamo curato anche dei libri per gli editori, sempre di questi autori che conoscevamo. A un certo punto abbiamo deciso però che ce li volevamo proprio editare, quindi giù le edizioni, c'è qualche libro qui in giro di esposti, è un marchio editoriale, ma è sempre un marchio di associazione Mirale, cioè la casa editrice è un marchio, Leggiude è un marchio dell'associazione, quindi un'associazione può editare libri come una vera casa editrice, con i suoi ISBN in regola, distribuita, eccetera. Però è sempre parte di un progetto di associazionismo, quindi non una vera e propria casa editrice che produce per fatturare, ma anche appoggiandoci all'associazione può permettersi più sperimentazione, può permettersi a volte titoli che non è che nascono per vendere, questo perché magari ci deve campare di queste cose qui. Però per un piccolo nicchia di affezionati c'è una vendita di questo tipo di libri, quindi non è che vanno male, cioè, molti titoli sono anche esauriti. Questa rivista qui, quindi era estrema, essendo la nostra, non avendo più nessun obbligo di editoriale, di linea editoriale di casa editrice, era esattamente quello che volevamo fare. Ed è molto sperimentale. Per esempio, nel primo numero, che è questo, abbiamo invitato 7 disegnatori. Questi 7 disegnatori lavorano sempre insieme, però ognuno a caso suo, perché i disegnatori tra loro non si frequentano molto, sono un po' gente solitaria, sono un disegnatore. Però devono lavorare a un progetto complessivo, quindi la stessa storia, magari la stessa pagina, disegnata di persone, poi io le assemblo
come dico, diamo dei temi, tu hai una vignetta in questa pagina, una vignetta in questa pagina, ci deve essere questo, tu la disegni, però non sai quello che fa quello. Nel primo numero il tema era il cimitero di Montparnasse. Non so se ci siete mai stati, molti sì. Al cimitero